Crazy Love con Jay-Z, sono le 15:29, tra pochissimo dovremo regalare due biglietti per Urban 32 Expo Roma con la canzone poetizzata, ma accanto a me è appena arrivato questo baldo giovane, che più giovane non è, ma è sempre baldo. Molto baldo. Bracco baldo. Ti senti più baldo o più giovane? Più bracco. Alessandro Serra, benvenuto con noi. Buon pomeriggio a tutti. Come va? Questo pantalone rosso quanto te dona? Mi dona? Non lo so, io l'unica cosa che ho trovato, perché io mi sono vestito al buio. Si vede. No, grazie. No, c'ho anche il cambio, volendo. Vabbè, posso andarmi a cambiare. Ditemi voi. Il prossimo disco facciamo anche il cambio. Sì, c'ho una camicetta, per voi vi dico tutto il beauty case che mi sono portato. Va bene. C'ho un pantalone di lino, anche se il lino era contrario a lasciarmelo. Insomma, avete capito i problemi che avrete da qui fino alla fine della trasmissione. Sì, facciamo subito la domanda. Oggi si parla di follie, no, Alessandro? Appunto, ma avete chiamato apposta. Qual è quella proprio che è passata in prescrizione? Perché se no, ragazzi, io sono arrivato, ma manco il tempo di pettinarmi. Ma sei un fregno. A Roma un fregno è un'altra cosa. Passami quella cosa, quella vicino al fregno, indicativo presente. Allora Ale, qual è la follia più veramente peggiore che hai fatto, che si può raccontare e che o è passata in prescrizione o che vorresti fare magari, ma secondo me lui le ha fatte. Sì, immagino. No, vabbè, di follie a livello generale, qualsiasi cosa. Buona cosa che dici. Allora, siccome c'ho mia moglie che tra un po' viene, quindi leviamo quelle... le follie d'amore, sennò sì, poi mi tocca discutere per un mese. Bene. Quelle altre. No, perché poi dice, con quella l'ha fatto, con me non è facile. Evitate di raccontare queste cose. Non so, tipo, ti sei mai buttato col paracadute, bagni, oppure allora, una volta, rafting, aspetta, so. Vedi, racconto sta follia. Ecco, io non è preparato. Io la prossima volta. È così. No, noi siamo così. L'altro giorno a cena, sono arrivato. Ma per farmi aprire qua ho dovuto litigare con il portiere. Con quello sono entrato, gli ho detto buon appetito, mi hanno messo le cuffie e adesso sono in diretta. Quindi capite voi, è così il nostro programma. Capite voi, dovevo anche andare al bagno, non ci sono andato. Speriamo che c'è una pausa, non c'è manco il bagno, quindi devo aspettare di uscire a un alberello qua davanti. Dicevo, la follia mi è venuta in mente adesso. Ho spolverato la memoria. Allora, tantissimi anni fa, a Fiera di Roma, a gennaio, ma la prendo lunga. Siccome mia madre ha una pasticceria, tantissimi anni fa, facevano le torte, quelle, sai, quelle belle, quelle feste gigantesche. Sì. E io mi ero messo a fare, diciamo, uno, c'erano altre con me, essendo il figlio, a cercare di venderli. Vabbè, puoi immaginare. No, però riuscivo a vendere, non sai da come. Le vendevano perché erano belle, non per me, perché ero bravo io. Sì. Comunque, all'interno della fiera c'era Jumping Jump, quello là. Sì. Il bagno. Esatto, così. Gianni. Siccome di fronte c'erano altri ragazzi, io per far figo, di che presi, mi sono buttato un secco da cose, delle cose a farlo. Dice, perché non lo fai qui? No, ma perché sto qui a lavorare. Insomma, nella pausa pranzo, mentre mangiamo il tavolo, c'avevo a fianco proprio quelli gestori del jumping e io che facevo il coatto anche, no, ma io sai, sono stato lì, cioè, dice, senti, noi il primo lancio lo facciamo gratis, se vuoi tra mezz'ora vieni là, tanto non sei pratico. Io, no, ma sai, no, ma davanti a questo mio modo dite no, quindi io sono arrivato lì. No. La differenza del jumping, che tu lo fai o su un fiume o su una cosa, lì c'era l'asfalto per te. No, vabbè. Fiera di Roma, mamma mia. Quindi, ma l'hai fatto davvero? Il problema è che io poi stavo con la camicia e la giacca, quindi sono salito su, tipo era metà gennaio, ti dico, cioè da una parte mi ha un po' aiutato il freddo perché sono morti, cioè io stavo tremando. Sei morto prima, e quindi non prima della chat. Sì, no, ma la cosa simpatica è che c'avevo un po' le strizza, però confondevo col freddo, cioè, ma c'ha paura, no, è freddo, quindi ho mischiato questa cosa. E alla fine ma per forza quello, alla fine mi sono dovuto buttare. Cioè, il giorno dopo ancora c'avevo la tachicardia, perché poi tu vedi l'asfalto così dritto, poi vedi le macchine parcheggiate,
Infatti miravo la mia, dico casomai mi sa. Allora, adesso ti diamo la possibilità di andare al bagno, se vuoi ti cambi pure e torniamo con te tra poco. Alessandro Serra, Radio Roma. Get out of my way. Signori, abbiamo avuto anche Giulia Crescentini, che insomma ci stanno scrivendo in tanti che la seguono. Sì, sì. Con Carillon abbiamo qui in studio Alessandro Serra, grande comico romano. Grande no, però romano sì. Perché oggi si parla appunto di questo. Di che cosa? Di follia. Ah, follia, follia. Sì, follia. Ah, perché il nome mio è associato a follia, è vero. Qual è la tua la follia più matta che hai fatto? Non ce lo siamo chiesti. Sì, io l'ho risposto prima e continuo a farla, che penso un po' anche quello di Alessandro. Sì. Investire la propria vita nel divertimento di perfetti sconosciuti. Vabbè, ma perché hai tutta questa retorica? A me mi sta sul cazzo. Io manco ho capito che vuol dire. Ma cosa hai detto? No, ho detto investire la propria vita per il divertimento. Salutiamo pure tutte le associazioni a favore dei froci. L'ha detto Marco. Io pensavo come era partito investire quelli che ti attraversano piano. No. Allora mi dissocio da quello che è stato detto. Dai, sei un allora io credo di essere salito sul vecchio faro. Che cos'è? C'è del disagio. Sul vecchio faro di Fiumicino di notte. Il faro quello abbandonato. Non so se avete capito qual è. Sì. C'è un vecchissimo faro. Dove vanno tutti a scuola? Non vanno solo a scuola. A scontare. Pure a... Davvero? Come si diceva negli anni 90. A farsi bere. Ecco. Davvero. A mangiare la macedonia, diciamo. Ero con questa ragazza. Mi fa, dai, facciamo sta pazzia. Saliamo. Ma è buio. Io poi sono pure un po' cagarello sulle cose dei fantasmi, sai, le leggende. E alla fine, sai, il potere delle donne. Sì, sì. Il potere delle donne. A proposito delle donne, siamo saliti fino sopra e abbiamo dei vocali. Dai, abbiamo dei vocali. Sono ragazzi, sono Piercarlo. No, basta. Oddio, la mia follia più grande è aspettare 2 ore fuori al cancello l'uscita di Lele Sarallo. Lele, sono qua fuori che ti aspetto. Si sarà sguagliato con sto calcio. C'è manco un albero per favore. Oh, belli lì, mi bimbi. Tutto un gruppo e intervengo matti, l'ultima volta e vi saluto tutti, vado in ferie a Sottolano e spero di stare bello fresco e sì, mi ci ha mandato il vescovo a fare la purga. No. Ora vi saluto e vi ringrazio per aver passato tutte le mie orbellerie. Vabbè. Ciao bimbi. Ciao, e Antonio, se vorrete sì, e ci si risente a settembre. Un abbraccio a padre Adriano Croccolo. Allora ci tenevo a dire una cosa, questa è una novità, però la pubblicizzeremo in questi giorni e poi faremo l'ufficiale intervista al nostro Alessandro Serra, che la settimana prossima noi continueremo il pomeriggio dalle 14 alle 17, faremo, saranno famosi On the Beach versione, no, più che On the Beach, On the Cinecittà World Summer. Quindi dalle 14 alle 17 saremo per tutta la prossima settimana in diretta da Cinecittà World, quindi sì, continuare ad ascoltarci. E poi la settimana di Ferragosto invece ce ne andiamo in ferie pure noi, visto che il buon Lucas non ci sarà, e quindi senza Lucas. Zadan, mia follia più grande è stata insegnare a giocare calcio a Cristiano Ronaldo, che adesso dicono che sia diventato un buon giocatore, ma io sempre più forte del mondo. Ah, quello sicuro. E naturalmente anche più umile. Ciao ragazzi, come state? Ciao Maurizio. Sono Maurizio Costanzo. Sì. Ho letto il vostro argomento, la follia più grande che ho mai fatto nella mia vita è sposare Maria Filippi Demo! Buonasera, sono Cristian De Sica. La mia follia più grande è stata lavorare insieme a Massimo Volti, ma una cagata pazzesca. Allora. Ragazzi, basta! Dio, quanti sono questi? Un pullman. Alessandro, prima di parlare di te, sì, dobbiamo regalare 2 biglietti per Urban Entertainment Expo. E quindi ti faccio fare una cosa: ti faccio sì, citare in forma poetica. Adesso partirà una base poetica. Ah, ecco. Una canzone italiana. Dovranno indovinare il titolo della canzone e chi la canta. Che neanche io conosco. Esatto. Al 320-2393-833. Il più veloce o la più veloce ci dovrà scrivere o anche mandare un vocale con il titolo della canzone. E la canzone fa più o meno, aspetta che così mi concentro, poetico romanaccio come me fino qua, sì. Se fossi qui con me questa sera sarei felice e tu lo sai. Sentite che roba, ragazzi. Starebbe meglio anche la luna, ora più piccola che mai. Mamma!
Ma che merda! Ma che, ma Gassman chi? Gassman chi? A tra poco con Alessandro Serra e con la canzone da indovinare su Radio Roma, saranno famosi. Restate là. 3, 4, 5. Sei ancora lì? E allora da adesso in poi sono cazzi tuoi. Alessandro Serra in studio con noi. Viva la spontaneità. Sempre, sempre, sempre. Come hai cominciato? Come hai cominciato proprio l'inizio? Tu adesso hai 51 anni, ne dimostri 35. Sì, grazie. I soldi l'ho lasciati all'ingresso. Va bene. Come è stato proprio i tuoi esordi? Raccontaci un po'. I soldi sono arrivati molto dopo. Gli esordi. Un po' prima. Diciamo che ho iniziato, come spesso accade nel nostro ambiente, nei villaggi. Ho fatto l'animatore. Bene. Non sembra, ma ho fatto l'animatore turistico. Che anno era? Nel 1996, avevo la bellezza dei 25-26 anni. Quindi avevo erano... già cazzo, ma gli esordi sono a scuola, io facevo imitazioni di professori, che barzellette appena entrati, pomeridiana, cioè ero... Stavi comunque sempre... avuto già questa verve innata, ma penso che molti ce l'hanno, poi magari c'è chi poi si ammoscia, tra virgolette, certo. E chi invece... magari insiste e si appassiona ancora di più. E poi quando è stato il punto di svolta? C'è stato qualcosa in particolare? Io mi ricordo Colorado, poi Zeli. Mi ricordo che c'è stato un momento in cui hai detto boom, adesso facciamo un piccolo salto. Che un salto, qui stiamo ancora a cercare ogni giorno un salto qua. Quello è vero. Però dai. No, diciamo che ci sono stati nel corso della mia carriera dei picchi importanti che mi hanno dato tanta soddisfazione e anche popolarità. Zelig nel 2012, però io ho anticipato, io comunque, ma per un periodo mi chiamavano, visto che c'è stato Ibrahimovic, mi chiamavano, hanno il suo soprannome, io sono un ragazzo modesto, l'Ibrahimovic del cabaret, perché avevo fatto in pochi tempi tutti i programmi comici televisivi, Madden Sud quando era su Sky, su Comedy Central, poi Zelig, Off Zelig, Colorado, precedentemente Seven Show. Però posso sottolineare una cosa che lui non ti dirà mai, o comunque siete... cioè la cosa bella è che lui ha fatto anche i porno. No, sì, a parte quello, ha fatto tutto quello che ti ha detto senza l'ausilio di nessuno alle spalle. Cioè la sua carriera è stata costruita su se stesso, cioè lui è stato il promotore di se stesso, è stata una cosa fighissima, non qualcuno alle spalle che lo spingesse, capito? È vero, i porno. È vero. No, ero un dito in de... vabbè, avete capito? Sì. Perché tipo a Zelig che andavo tutti gli anni, dico, sto qua finché mi arrendete, perché vedevo... Fino a che non ti avrebbero preso, non... Stavo sempre perché facevo lo spettacolo insieme agli altri comici, genovesi, milanesi, tutti bolognesi, e di nuovo il dato di fatto è che comunque la gente si divertiva, dico... magari non voglio di più di altri, questo certo. Lo voglio dire io, però era un dato di fatto e davanti all'evidenza alla fine 1, 2, 3 se sono resi. È stato, questo è un consiglio pure che do, insistete, no? Voglio dire, è uno dei segreti, assolutamente, la perseveranza, insistenza e niente. C'è stato io so che tu hai dei cavalli di battaglia, c'è un cavallo di battaglia di quelli che ci puoi fare prima di andare in pubblicità? Vabbè, io sono rimasto conosciuto a Colorado per le domande deficienti, io le amo quelle. Ci puoi fare un minutino prima di andare in pubblicità? Ma so classiche, vai. Domande deficienti di tutti i giorni. Alla fermata dell'autobus con la linea sola che taria quello, scusi che è passato l'autobus, dice, ma sì, sto qua. A me mi pare, dice, no, non è, tu dovresti dire no, non è, è passato, sì, però l'autista ha detto rimani qua che quando eri al deficiente di che sono passato. Cioè uno va alla fermata a bisallarti che è passato l'autobus, oppure quella classica è alla posta, che queste sono tutte le file, però alla posta viene meglio, stai alla posta, fila, stai dietro a 20 persone, ti arriverà sempre, scusi, che è stata a fare la fila? Sì, che tu dici, è vero. Sempre. Sì, dice, sì, no, stiamo lì all'altro, siamo lì a ballarti nel capodanno qui ai poste. E poi parite quello che è l'ultimo, chiede sempre, scusa, chi è l'ultimo? Sei te, chiedi chi è il penultimo, più logica. Vero. Poi vi dico questa che è stata, prima del lockdown, troppo da ridere,
Faccio uno spettacolo vicino a Napoli, torno a Roma di notte, autogrill fame, 3 di notte, entro all'autogrill, a parte già sta cosa particolare, vetrina vuoto, c'era solo un toast che stava a morire di solitudine. Quello mi chiede che voglia il toast, c'è uno, c'è solo o me dai la vetrina che mi mangia il vetro. Poi io sono polemico, voglio evitare di essere polemico sempre, dico sì sì grazie, sa che la faccia di la deficiente, c'è solo questo. Povero, gentilmente fa, che faccio io? Lo scaldo, dico, ah grazie, lo mette nella piastra, lo scalda, tira fuori, che fa? Lo mangia subito? No, aspetta, sta rifredda, ma l'ha chiesto di 30 secondi fa. A me tra le domande deficienti che mi sono capitate, perdo il borsello e tutti i documenti, vado dai carabinieri, mi dia i documenti, ma ho perso i documenti. Quello è classico. A me col cane, l'ultima col cane. Vai. In giro col cane, che è tuo il cane? Ce l'ho io da casa, sono uscito solo con guinzaglio, questo siete che si è attaccato strada facendo. Tra poco su Radio Roma. Call me mamacita, Black Eyed Peas. Sono le 16.07, oggi puntata scoppiettante. Quanti ospiti abbiamo avuto oggi già? Neanche 475.000 e... 400 milioni e 57.000,5 diviso 7. Ho camminato tanto in lungo e in largo. Ore, dal 496 Faustivini anche. Sono le anche a Santa Procula a Pomezia, proprio lì dove ci sono le mignotte. Sono le 16.07 e 33 Inghilterre, perché i secondi no, affanculo. Bene, bene, fate registrata sta puntata, perché se lo dovessi raccontare. Va bene, comunque io se fossi qui con me questa sera sarei felice, tu lo sai. Scusate, ho sentito parlare di Inghilterra, sono il direttore Cassinis. Torniamo a chiamarli secondi, non Inghilterra, ok? Alessandro Serra. Ma quelli invece piccolini che proteggono, diciamo, chi sì. sta passando il tempo in detenzione. Sono i secondini. No, vabbè, vabbè. Ho capito. Adesso dilla anche tu, una cazzata. Basta. Io da quando sono arrivato, non so, qua sto perdendo il seme della la ragione del lume non della candela. Non perdiamo il seme, non perdiamo il seme, non perdiamo il seme. Facciamo invece una cosa. Bravo. Il seme dentro il fiore. Una cosa. Facciamo una cosa, Serra. Sì, allora, facciamo una cosa seria. Facciamo tanti auguri sia a Enrico Brignano che a Flora, perché da poco sono diventati genitori. Vero, e quindi se sono anche amici di Alessandro, il secondo genito, esatto. Quindi avevano una femminuccia come ce l'ho io, esatto. Adesso è nato allora. Niccolò ed sono molto molto felici, innamorati, si trovano dappertutto, adesso i giornali non fanno altro che parlare di loro e di Niccolò. Allora dobbiamo regalare questi due biglietti per Urban Tattoo Expo. Siccome ci è piaciuto tanto ai nostri ascoltatori come hai citato la canzone, ricitiamola. Cita molto si dice. Allora, forse perché non hanno capito la canzone, vuol dire sono stato bravo. Sei stato bravo, sei stato allora, bravo. Allora, metti la base, grazie. Vai. Se fossi qui con me questa sera, sarei felice e tu lo sai. Starebbe meglio anche la luna, ora più piccola che mai. Io so farla anche diversamente. Signore, che mi ha fatto emozionare, 320-2393-833, vediamo un po' se ci sono i vincitori di oggi, visto che oggi è una giornata talmente veloce che sì. non ci stiamo neanche capendo nulla noi, comunque ascoltiamo. Non ti scordar mai di me, Giussi Ferreri. Ciao belli di casa, un bacione. Grazie, meno che male. Poi abbiamo un pezzo a cappella che canta Giussi. Dallo zio Gianni. Se fossi qui come questa sera, mamma mia, la fai uguale. Sarei felice e tu lo sai. Starebbe meglio anche la luna. Bravo però, molto molto. Ora più piccola che mai. Bravo Antonio. Vediamo se ci risponde. Vediamo se ci risponde. Entro 5 squilli per vincere 2 biglietti per Urbaland Tattoo Expo Roma. Gianni. Belli ragazzi. Ciao Gianni, sei il vincitore di oggi. Devi sapere che noi abbiamo un gruppo di ascoltatori ormai fedelissimi e il famoso zio Gianni è il direttore di San Patrignano. No. C'è Alessandro Serra, il grande comico con noi che ti vuole ciao salutare. Ciao Gianni, buon pomeriggio. Ciao carissimo, bravi bravi, sempre forti. Grande. Siete sempre in ottima compagnia. Allora, per regalarti due biglietti Urban Tattoo Expo Roma, dovrai ridire il titolo della canzone in diretta e chi la canta. Vai.
Giusy Ferreri. Titolo? Non ti scordare mai di me. Se fossi qui con me questa sera. Grazie zio Gianni, ha vinto con noi. Dai, ritornello dobbiamo fare insieme tutti, sì, quanti, dai. Poi dopo ti do una variante. Che devi fare? Non c'è sta cosa. Accelera. Pronti? E non la sopravviverà. Vai. E non ti scordare mai di me, di ogni mia abitudine. In fondo siamo stati insieme. E non è un piccolo particolare. Scorda della più incantevole chiamagna, ma è scritto un lieto fine, era previsto il segreto. Qual è la versione? La versione è: se fossi qui come questa, Giussi Ferrari. Vabbè ragazzi, ma l'audine quando l'ho passata? Non ce la posso fare. Allora Alessandro, ci sono spettacoli a breve, cioè insomma facciamo un po' di marchetta, momento marchetta, marchetta. Quindi no, qualsiasi vabbè, cosa, diciamo che dove so, no, noi ci abbiamo chi proprio... volesse venire a tirarmi i pomodori live, allora c'è un elenco di serate, ringraziamo Dio perché siamo stati chiusi, segregati per tanto tempo, che gente ha approfittato di fare gli spettacoli in balcone. Vi ricordate i primi? Sì, 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 balcone. C'è una cosa allucinante. Ce la faremo! La gente esaurita sui balconi. Anche perché se non ce la faremo, ce la farò. Ce la faremo, no, ma la gente proprio era impazzita, che era andata lì con i microfoni a cantare, a fare di tutto. E tu potevi, io potevo stare nei panni, perché come da affasciare. Scusi, cioè panni umidi, se mi fate esterni i panni non è qua esibizione. Comunque detto ciò, venerdì 30 la sera ci sarà un bellissimo spettacolo. Dove? A Ostia. Dove? Quindi proprio al decimo municipio, c'è un parco, lo vedete? Bene, sì, sì, sì. Centrale, ci sono tutte sedie, tutte, c'è dietro lo schermo, prima eravamo i mondiali, adesso ci sarà questo deficiente. Bene. A fare lo spettacolo. Poi il giorno dopo invece a Fiumicino, pensa, alla spaghettongola, quindi chi vuole mangiarsi due spaghetti e vongole da Stefano Conforzi, moi devo andare 3-4 schiaffoni, anzi Stefano se ci stai ascoltando 3-4 schiaffoni, no, salutiamo. Lo salutiamo invece il primo, che sarebbe poi domenica, quindi ho dato tutto il weekend dove venirmi a trovare. Domenica primo sono a Vigna Fiorito, dice, sembra il paese di Maradona, Vigna Fiorito, com'era? Villa Fiorito, sì. No, è su a Ciampino, c'è questo circolo di tennis dove c'è un bellissimo... È un nuovo quartiere quello, è pure molto esclusivo, è residenziale quella zona. Ah, non lo sapevo, io allora sì. Aspettare, sì. Poi... Se lo sapevo gli chiedevo di più. Esatto, sapevo prima. Devi battere i soldi. Ma io queste cose... Sai come si battono i soldi? Ecco. Bene, come sulla salaria abbattono, no! Cioè, lo sai, no, allora, sono scesi a livelli vostri. No, mi hai fatto venire in mente la scena di ieri sera. No, non sto scherzando. Ieri sera vado con mia moglie dagli amici della gelateria. Non sì. Voglio fare pubblicità. Sì. Allora vado a prendere il gelato e c'era. Sì, vabbè, dici, dai. No, no, dico dopo. Dicelo! Vado a prendere sto gelato. Sì. Vado a prendere sto gelato e gli dico, scusa, che gusti c'ha? E lui, c'ho solo vaniglia e cioccolato. C'ha la laringite. No, c'ho solo vaniglia e cioccolato. Mi aiuti tu a ammazzarlo? No, io voglio andare in galera. Hai parlato di Fiumicino, c'è una canzone che ti voglio far sentire, vai. Allora, noi siamo rientrati velocissimamente perché vogliamo ringraziarti per essere stato con noi, ovviamente. Ricordiamo anche i social, Alessandro Serra, dove ovunque, no? Instagram, Facebook. Però ci devo fonare, lo abito, ma cioè, io tocco piano terra, neanche devo scendere le scale. Comunque bene, sì, grazie. C'è Facebook, uno digita comico Serra, comico deficiente, esco sempre uguale. E nella mia pazzia... stavamo dicendo di quella cosa, ho visto bellissima la tua parodia. Grazie. In realtà io non ho fatto proprio una parodia, io ho fatto una canzone. Proprio una canzone, però su una parodia, al contrario, nel senso la parodia era il nostro
malattia dei selfie. Sì, selfie coatto, infatti, malattia stupenda. La metteremo subito dopo la pubblicità. Noi ti ringraziamo. Io velocissimamente voglio dire una cosa importante che prima ci siamo dimenticati di dire, però è importante. La prevenzione. La prevenzione, cioè di farsi visitare. Diciamolo, perché è importante. Abbiamo detto al telefono, lo so, non ti aspettavi, però io ci tengo a questa cosa. Fatevi, lascia perdere la malattia che ormai conosciamo, giriamo con la mascherina, a parte però in generale qua. Ricordiamo, proprio nella vita, fatevi contro quando ci sono gli esami del sangue e c'è magari un piccolo asterisco, uno dice vabbè, che magari uno trascura il trigliceride un po' alzato, che me frega, mi mangio due yogurt meno, una cosa in più. Fatevi controllare, perché ci sono testimoni. È vero. Che per una stupidaggine, magari adesso non stavo qua a far matto con voi. E salutiamo e ringraziamo anche quella santa donna. Santa che ha insistito lei a controllare gli esami, perché io sono uno più che. Ma vabbè, ma che c'è? Ma che sai? No, bisogna andare. Però ha ragione. Che cosa stai facendo? Cosa stai facendo? 9:30. Sto controllando i risultati dell'esame, dell'esame del sangue. 8, quindi no. sono stato promosso. Ma tu ti rendi conto che ce l'ho qua quasi tutti i giorni? No, ma infatti è fisso fuori al cancello, cioè non attenti al cane, ma c'è delle donne. Lasciate ogni speranza a voi che entrate. Grazie a Alessandro Sena che è stato con noi, ce ne andiamo in pubblicità e ritorneremo con Selfie Coatto. Grazie ancora. Io vi ringrazio a voi dell'ospitalità e ci sentiremo a breve. A presto, a presto. Grazie ancora, ce ne andiamo in break, a tra poco, restate là. Promotion.